Il capitalismo e le sue ripercussioni sulla cultura della sinistra italiana ed europea, di questo si parla nel libro Regole Stato Uguaglianza, presentato in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze davanti a una platea di docenti universitari e di studiosi. Tra le autorità presenti al tavolo, il presidente della regione toscana Enrico Rossi, il direttore dell'IRPET Stefano Casini Benvenuti e l'autore del volume Salvatore Biasco. Nelle 240 pagine del libro le sfide dettate dai mutamenti sociali, dall'euro e dal nuovo capitalismo. È un libro che riflette sul neoliberismo da un punto di vista economico, come ne sono stati presentati altri, abbiamo un po' questa attività. La panoramica affrontata nel libro presentato in Regione offre anche uno spunto per guardare alla Toscana e al futuro della sua economia. Sostiene che l'importanza di norme fiscali uniformi che mettano tutte le imprese nelle stesse condizioni e non stati che si fanno concorrenza è un elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale è il ruolo del collettivo. L'orizzonte del lavoro di Salvatore Biasco è dare una risposta alla posta in gioco nella cultura di sinistra nel nuovo sistema economico. Riconquistare terreni di spazio, il terreno dello spazio pubblico, bisogna anche riconquistare, diciamo, o riversare molte delle politiche, delle politiche verso l'Unione Europea.